un aggeggio chiamato aspide o rome di cagliata, andiamo a ridurre la cagliata in piccoli grumi. Aggiungiamo dell'acqua calda per far sì che i grumi si accorpino, sì. E poi la stocchiamo con le mani e lo mettiamo nell'apposito canestro, da 1 kg, 2 kg, 10 kg, 15 kg, in base alle richieste che ci giungono in azienda. Il liquido rimanente, che si chiama siero di latte, è proprio il liquido che serve per fare la ricotta, inserendo anche un'altra aggiunta di latte, sempre crudo. Giriamo, 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 amalgamiamo e viene sulla ricotta, che è quella che avete gustato stamattina. Sì, grazie. Buonissima. A proposito delle innovazioni che noi abbiamo percepito nella fase finale con i formaggi, io so che è una cosa a cui tu tieni molto, per il feedback, il ritorno di valutazione da parte di chi consuma questo formaggio, dice ma vi piace? E allora le varietà che noi abbiamo comprato, ma non tutte probabilmente hanno comprato, le vuoi spiegare le varietà su cui stai sperimentando? E allora io, essendo una nuova leva, cerco di spaziare nel migliore dei modi, ho altre idee, altre ideologie da portare avanti, e quindi mi sono staccato un pochettino dagli schemi tradizionali di quelli che sono i miei, giustamente il classico pecorino con il pepe nero, pepe rosso o bianco, e invece c'è stata l'ascesa in campo di nuove spezie. Ho iniziato insomma a realizzare questi formaggi: arancia e basilico, limone e menta, pepe rosso e origano, cioccolato e peperoncino, a tal punto proprio da ottenerne un successo vero e proprio, che ho avuto anche una bella richiesta per andare a insegnare caseificazione sia in campo nazionale che estero. Adesso stiamo cercando un pochettino di valutare la situazione, perché abbiamo anche un'azienda da portare avanti, quindi associare delle cose è un pochettino difficile. Speriamo insomma di farcela in futuro, perché è una cosa che mi interessa, ma soprattutto che è un buon biglietto da visita per me e per la nostra azienda. E per il nome. Bravo! Grazie, grazie. Bravo, bravo. Abbiamo avuto il piacere di approfondire alcune problematiche relative all'attività casearia. Gli facciamo i migliori auguri. Bravo! E acchiappa il futuro, mi raccomando. Bene, grazie. Grazie Sebastiano. Grazie a voi, grazie per la scelta, per la preferenza che ogni anno ci dà. Grazie. È una tradizione anche per noi questa. Non è la tradizione. Va bene. Insomma, di vostro piacimento, di vostro gusto. Grazie a voi per l'ospitalità e la gentilezza sempre che ci contraccambiate nei nostri confronti. Perché ha dato comunque una bella delucidazione di quello che è dall'inizio del prodotto fino alla fine del prodotto, ed è stato interessante anche ascoltarti, bello per come anche l'hai saputo spiegare. Per noi, se volete, possiamo annunciare anche qualcosina della razzovina che ho detto, che l'altra, la razzo... per l'aspetto. Noi è un piacere veramente venire ogni volta che si parla della ricottata, sapere che veniamo qua a trovare soprattutto degli amici più che altro e gustare il buon prodotto, per noi è sempre un motivo di gioia, ecco. Per cui diciamo, siamo noi a dirti grazie veramente di cuore per come ci tratti. Grazie. Bene. Bene. Grazie. La giacca mia l'hai entrata? Sì. Bene. Siamo in partenza.